Una bella vittoria, soprattutto considerando che siete riusciti a guadagnarla finendo in 10 con un'espulsione. Sì, importante risultato. All'inizio era determinante risultato per il morale, per la squadra. Poi alla fine valutiamo anche la prestazione, che è stata buona, perciò siamo contenti. Una squadra compatta, una squadra che in certi ruoli ha anche saputo reinventarsi in un certo senso, secondo lei? No, è migliorata in alcuni ruoli che i ragazzi stanno facendo. È logico che abbiamo cambiato un po' il modo di giocare ultimamente, no? Certe volte giochiamo a due punte, certe volte con una, e quando si gioca con una i centrocampisti, essendo uno in più, devono trovare gli spazi, devono attaccare gli spazi a tempo giusto, e oggi sicuramente l'hanno fatto meglio di altre volte. Secondo lei il giocatore o i giocatori che hanno fatto di più, che hanno dato il massimo in questa partita, quali sono? Tutti. Non vedo perché dobbiamo trovare per forza un giocatore che ha fatto meglio di un altro. Credo che in base alle caratteristiche hanno fatto il loro massimo. Gabbionetta ha fatto il gol, ha fatto degli spunti da giocatore di qualità, altri hanno lavorato magari per i compagni, magari meno visibili, però per la squadra diventa determinante non solo aver fatto gol, ma aver lavorato per non subirlo. Uno degli episodi che hanno caratterizzato questo match è stato proprio quello dell'espulsione di Conte e una serie di cartellini a cascata. Voi come l'avete vista dalla panchina? Non l'ho vista, non l'ho vista. In vista della partita contro il Bari, come vedete questa sfida? Come la potrete vivere? Vabbè, è difficile, però preferisco cominciare a pensarci da domani, dai. Godiamo un attimino di questa vittoria, poi è logico che dobbiamo dare continuità alle prestazioni, che è la cosa più importante. Non basta sicuramente una vittoria per cambiare le cose. E io credevo in questa squadra, ci credevo prima che aveva fatto la partita di Cittadella, ci credo adesso che ha vinto, però bisogna dare continuità. Avete giocato un'ottima partita anche dopo l'episodio del cartellino rosso che a volte potrebbe mandare diciamo, potrebbe creare dei malumori all'interno della squadra, quindi far perdere il morale. In realtà questo è stato uno spunto per farvi fare ancora meglio e per mantenere il risultato. Beh, sicuramente. Primo tempo ce la siamo giocata, siamo andati in vantaggio e penso che non abbiamo rischiato niente. Poi il secondo tempo, dopo l'espulsione, secondo me è lì che abbiamo vinto la partita. Comunque attorno a questo episodio noi ci siamo uniti e abbiamo avuto la forza di lottare tutti assieme, di soffrire tutti assieme per difendere il risultato e penso sia una vittoria importantissima. Una squadra che si è dimostrata ulteriormente compatta rispetto alle partite giocate precedentemente, una squadra che sta migliorando sfida dopo sfida. Come vedi questa crescita? No, vabbè, io non penso che sia così diversa l'Albino Leffe da qualche partita fa. E secondo me, ripeto, nelle partite precedenti ci è mancato solo il gol, poi alla fine ce la siamo sempre giocata, siamo stati a volte meno fortunati, meno incisivi, però penso che ci sia mancato solo quello, ecco. Hai ricevuto un'ammonizione, come hai visto questo gesto arbitrale? No, vabbè, giusta così. Sì, giusto, dai. Denison Gabbionetta, l'ultima volta che ti avevamo intervistato ci avevi detto: voglio portare l'Albino Leffe in A, la classifica è corta e tu sei l'autore del gol che ha permesso la vittoria alla squadra. Sono contento, tornato a vincere 3 punti, speriamo di continuare così, di andare sempre sulla classifica, dobbiamo arrivare in testa alla classifica, se possibile. La classifica comunque è corta, voi siete con questa vittoria tornati nelle prime posizioni. A livello di umore della squadra, come ve la sentite? Ve la siete cercata un po' questa vittoria? Mancava un po' questa vittoria che secondo me dopo Grosseto sempre 1-0 noi, alla fine 1-1, 2-1 noi, mancava con la vittoria, adesso che abbiamo vinto, cercare di fare meglio la prossima partita e quando tornare a casa, primo pensamento a casa è vincere sempre, che se vince in casa penso che possiamo arrivare più. Dalla panchina non hanno visto cosa è successo bene per far sì che Conte fosse espulso. Tu che eri sul campo hai visto qualcosa di più all'interno di questo episodio che ha caratterizzato il match? Io ho visto che quando era in terra lui mi ha dato 2 pestoni, mi ha alzato, mi ha dato 3 schiaffi infatti, è alzato che non ha fatto niente, falei, come non ha fatto niente? Aí quando mi ha alzato, tipo, ho fatto male di mi alzare, stare até arrivato key, aí lui non so chi era, provato di dare un pugno in key e preso pipo, aí key si è incassato, è giusto,
però già chiesto scusa a lui che ha sbagliato io, non lui. L'umore alto della squadra, come affronterete il Bari settimana prossima in trasferta? No, siamo tranquilli, abbiamo vinto, adesso festeggiare oggi e domani già pensare al Bari, che c'è giocatori bravi dall'altra parte, ma anche noi abbiamo giocatori bravi, abbiamo Ropolo, abbiamo Pipo, sono forti. Penso che è una gran bella partita questa.